Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Di Cielo, volume 3, 3 e 9 maggio del 1900, capitoli 67 e 68. Questa mattina mi sono trovata fuori di me stessa e vedevo tutto il cielo cosparso di croci, alcune piccole, altre grandi, altre mezzane. Chi più grande più dava splendore. Era un incanto dolcissimo il vedere tante croci che abbellivano il firmamento, più risplendenti del sole. Dopo ciò pareva che si aprisse il cielo e si vedeva e sentiva la festa che si faceva dai beati alla croce. Chi più aveva sofferto era più festeggiato in questo giorno. Si distinguevano in modo speciale i martiri e chi aveva sofferto di nascosto. Oh, in quel beato soggiorno si stimava la croce e chi più aveva sofferto. Mentre ciò vedevo, una voce ha risuonato per tutto l'empireo che diceva: se il Signore non mandasse le croci sopra la terra, sarebbe come quel padre che non ha amore per i propri figli, che invece di volerli vedere onorati e ricchi, li vuol vedere poveri e disonorati. Il resto che vidi di questa festa non ho parole come esprimerlo. Me lo sento in me
ma non so metterlo fuori, perciò faccio silenzio. Dopo aver passati giorni di privazione, non solo, ma di turbazione ancora, questa mattina, trovandomi più turbata sul misero mio stato, l'adorabile Gesù nel venire mi ha detto: tu con lo starti inquieta hai turbato il mio dolce riposo. Ah sì, non mi fai più riposare. Chi può dire quanto sono rimasta mortificata nel sentire di aver tolto il riposo a Gesù Cristo? Con tutto ciò, per qualche ora mi sono quietata, ma dopo mi sono trovata più inquieta di prima, che io stessa non so questa volta dove andrò a finire. Dopo quelle parole che ha detto Gesù, mi sono trovata fuori di me stessa, e guardando nella volta dei cieli vi scorgevo tre soli. Uno pareva che si posasse all'oriente, l'altro all'occidente, il terzo a mezzogiorno. Era tanto lo splendore che i raggi mandavano, che si univano l'uno con l'altro in modo che formavano uno solo. Mi pareva di vedere il mistero della Santissima Trinità e l'uomo formato con le tre potenze ad immagine di essa. Comprendevo pure che chi stava in quella luce restava trasformata, la memoria nel Padre, l'intelletto nel Figlio, la volontà nello Spirito Santo. Quante cose comprendevo, ma non so manifestarle. Leggiamo anche il 69, che è molto molto breve. Continuo allo stesso stato e forse anche peggio, sebbene faccio quanto posso a starmi quieta senza turbarmi, perché così vuole l'ubbidienza, ma con tutto ciò non lascio di sentirne il peso dell'abbandono che mi preme e giunge fino a schiacciarmi. Oddio, che è stato questo? Ditemi almeno dove vi ho offeso, quale ne è la causa? Ah, Signore, se volete continuare in questo modo, credo che non potrò più avere resistenza. Onde, quando appena si è fatto vedere, mettendomi una mano sotto il mento in atto di compatirmi, mi ha detto: povera figlia, come ti sei ricotta. E facendomi parte delle sue pene come un lampo è scomparso, lasciandomi più afflitta di prima come se non fosse venuto. Anzi, mi sento come se non fosse venuto da tanto tempo e vi provo tale afflizione che vivo e il mio vivere continua a agonizzare. Ah, Signore, porgetemi aiuto e non mi lasciate in abbandono, sebbene lo merito. Allora, il tema di sottofondo di tutti e tre questi tre capitoletti è comunque la croce. Ancora esplicito, ecco, nel primo capitolo, con l'immagine della festa della croce, potremmo chiamarle, ecco, la festa che i beati fanno la croce, implicito negli altri due, che ruotano attraverso la per noi non comprensibile sofferenza di quest'anima nel sentirsi privata della presenza, delle comunicazioni di Gesù. Parla di diversi giorni di privazione. Come altre volte ho avuto modo di far notare, solo le anime che hanno già un pochino di vita interiore e che quindi hanno un po' gustato quantomeno le forme più grossolane di consolazione, no? Che sono le consolazioni sensibili, qualche piccola gioia spirituale, insomma, no? Fervore, ecco, possono comprendere assai lontanamente lo stato d'animo di Luisa, no? Specialmente quando poi si sono trovate in situazioni di aridità. È chiaro che chi ha, come dire, una vita di fede molto molto informe, e una vita interiore quasi nulla, cioè che prega poco e prega male, e quindi non conosce di fatto per esperienza cosa significa stare con il Signore, non potrà mai nemmeno lontanamente, insomma, capire, cioè sembreranno esagerazioni, sicuramente, insomma, queste espressioni che usa Luisa, no? Però, ecco, come tante volte ho avuto modo di ripetere, non solo che sono verissime, ecco, se uno è, come dire, istruito
anche in quella branca particolare, insomma, della teologia che si chiama teologia mistica, i cui più grandi insigni maestri sono San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila. Chi è istruito in questa materia sa che alcune forme straordinarie di manifestazione, ecco, in particolare per esempio la visione intellettuale della Santissima Trinità, questa non è una visione intellettuale quella di Tre Soli, ma una visione che si chiama tecnicamente immaginaria, non perché la persona è una malata immaginaria, ma perché è una visione che il cielo trasmette attraverso delle immagini, no? Quindi l'immagine in questo caso sono i Tre Soli, quindi non attraverso una comunicazione diretta, ecco, diciamo così. Chi ha avuto queste cose passa veramente la vita terrena in uno stato di profondissima sofferenza, quindi non desiderando nient'altro che morire e unirsi con Dio. Ripeto, noi non possiamo comprendere perfettamente queste cose. E come Luisa spiega in tanti punti degli scritti, cioè, noi sappiamo quante cose viveva, viveva le crocifissioni, i versamenti degli amari, la coronazione di spine, insomma, lo stato di rigidità, le obbedienze eroiche da parte del confessore, insomma, no? Più avanti, negli anni, poi in un certo periodo, ci furono anche, ovviamente, come sempre accade, dei problemi, insomma, delle persecuzioni o cose di questo genere. Ma tutte queste cose sono di gran lunga inferiori a questa, Luisa in alcuni momenti, diciamo, ha, non voglio dire la debolezza, insomma, per rispetto alla sua persona, ma ha quella quasi infantile ingenuità di dire al Signore: guarda, privatemi di tutto, ma non privatemi della vostra presenza, no? Qui anche lei stava in cammino, nel senso che se uno vuole fare la divina volontà al 100% deve essere pronto, e Gesù gliela sta facendo fare lo stesso comunque qui, no? Anche a queste cose non si può avere nessun tipo, diciamo così, di tutto tranne, ecco, tutto tranne se Dio vuole. Questa è una cosa, è una richiesta che si può formulare con umiltà, però se Gesù sa e gli servono soprattutto quelle sofferenze, come si vede dagli scritti, dice: va bene, lo so che ti farò soffrire tanto, ma ti chiedo proprio questo, cioè che stai qualche giorno priva della mia presenza. Ecco, e qui, fatta questa premessa, altrimenti non si comprendono, insomma, Luisa non c'ha certamente bisogno di avvocati difensori, no? Però non è un problema solo suo questo, è un problema di tutte le anime che il Signore ha condotto su percorsi di questo genere. E ovviamente noi, per comprenderci qualcosa, dobbiamo fare queste considerazioni. Considerazioni, ripeto, che noi adesso poi quando arriveremo dopo il primo capitoletto ci vedremo, insomma, come applicarle anche a noi, no? Ah, numero uno, qui prosegue il discorso dei giorni precedenti sulla croce, ecco, e qui dobbiamo fare una piccola premessa. Croci piccole, croci medie e croci grandi. Ecco, sappiamo soltanto una cosa: in cielo, cioè quando tutto è finito, si festeggia chi aveva sofferto di più. Questo è un dato rivelato. Quindi, quanto più grande e quanto più nascosta era la croce, tanto maggiore era la gioia e la gloria dei beati. Quindi, grandi martiri. Io su questo, insomma, ho l'abitudine, quando posso, insomma, di dare un'occhiata al martirologio del 62, quello tuttora, diciamo così, in auge. E per coloro che nella recita del breviario si avvalgono della forma straordinaria della liturgia delle ore, io non mi avvalgo della forma straordinaria, però il martirologio cerco di leggerlo in quella redazione, perché in quella redazione si conserva un po', come dire, una certa schiettezza e a volte anche crudezza nella descrizione breve, sintetica, degli atti dei martiri, che nella loro, insomma, brevità e schiettezza, insomma, a volte però ti fanno veramente prendere qualche sussulto al cuore, che tu ti chiedi: ma come ha fatto sto poraccio a soffrire queste cose?
perché sono veramente delle torture, insomma, abbastanza forti, no? Ecco. Quindi è abbastanza sconvolgente, ecco. Oppure i tormenti, insomma, nascosti delle anime, per esempio, un'anima vittima come era Luisa, certamente ha tantissime sofferenze nascoste, almeno quando lei viveva, adesso lei è morta, quindi possono essere anche conosciute, ma quando era viva sicuramente erano nascoste, oppure i grandi tormenti interiori, no? Non lo so, di quando qualcuno riceve delle calunnie, riceve delle diffamazioni, insomma, delle cose molto, molto, delle accuse ingiuste, insomma, delle, ecco, a volte, insomma, può capitare, insomma, anche che si esageri molto, insomma, su queste cose, no? Ecco, in cielo si fa la festa più grande, in terra, abbiamo sentito nei giorni scorsi, la croce va amata, va desiderata. Ecco, quando si fanno queste meditazioni, è chiaro che bisogna fare la meditazione stante evidentemente, perché è indubbio che Gesù sia il maestro della croce, questo è assolutamente indubbio, quindi il Vangelo parla di questo. La Quaresima parla di questo, la Settimana Santa parlerà di questo. Certo, c'è anche la risurrezione, ma come Santa Madre di, e meno male, no? Ma la risurrezione è appunto ciò che dà senso, significato e speranza, insomma, alle sofferenze della croce, no? Dopo il tempo di Quaresima c'è il tempo di Pasqua, perché la Chiesa ci invita a questo duplice itinerario, no? Il tempo di Quaresima esercitati e ricordati com'è la vita terrena. Il tempo di Pasqua dice: guarda la ricompensa delle tue sofferenze e delle tue pene, no? Ecco, chi nella Quaresima fa un buon cammino interiore impegnato, poi l'ottava di Pasqua veramente può tripudiare di gioia, no? Anche attraverso quei segni esteriori che è raccomandabile fare, anche se non sono ovviamente l'essenza e il cuore dei nostri esercizi di conversione, ma che però certamente poi una volta che uno arriva a Pasqua si è fatto una rinuncia e quindi avverte questa cosa qui, quindi avverte questo stacco tra il prima e il dopo. Quindi questo perché l'amore alla croce, il desiderio della croce, eccetera, eccetera, sono tutti atti della volontà. Questo non dimentichiamolo mai, cioè e sono atti di per se stessi sommamente ripugnanti alla nostra natura, cioè stare sulla croce non è divertente, d'accordo? Assolutamente. Stare sulla croce è una cosa che si può anche desiderare, come Gesù auspica, solo perché se ne comprende il valore, d'accordo? E il valore che rimane anche molte volte, come dire, intriso di mistero. Qui Gesù dice, se il Signore non mandasse le croci sopra la terra, sarebbe come quel padre che non ha amore per i figli, che invece di volerli vedere onorati e ricchi, li vuole vedere poveri e disonorati. Io ricordo quando ero giovane c'era un film, non voglio citare quale, insomma, per non dove si ironizzava su questa cosa, si vedeva un prete abbastanza pittoresco, insomma, quindi un po' caricato, ovviamente in maniera molto positiva, che è una persona, insomma, che stava raccontando, insomma, la storia di, una sua, di un suo amico, insomma, che stava messo male, che stava, gli dice: ma queste sono i regali più grandi che il padre, Dio fa ai figli, insomma, e quindi dobbiamo pregare di averli. Dice: no, no, per carità, io non voglio averci niente, insomma, non pregarlo che me li faccia pure a me, era la risposta, no? È chiaro, questa è la risposta della natura umana, della volontà umana, se vogliamo usare, insomma, la terminologia propria di questo mondo. La volontà umana c'è ripugnanza verso la croce, assoluta. Quindi la volontà umana vuole stare tranquilla, vuole stare non in pace, perché stare in pace è diverso da stare tranquilli. Tranquillo vuol dire che non si agita nulla, che non ci sono malattie, non ci sono croci, appunto, quindi cose, fonti e alimenti che ti fanno in qualche modo soffrire interiormente o esteriormente. Quindi sicuramente la vita cristiana non è una vita tranquilla, d'accordo? Nel senso in cui comunemente si intende. E
Questo certamente poi un conto è parlare di queste cose, un conto è trovarci, sì, perché quando ci troviamo in queste situazioni, lì si vede com'è il grado della nostra vita interiore, no? Ricordo sempre un bellissimo esempio, che non ricordo dove ho letto, che diceva: guarda, se il Signore ti sta mettendo in croce, ecco, cerca di imitare la condotta che c'aveva Gesù. Gesù, quando lo stavano crocifiggendo, non ha cominciato a agitarsi, a muovere i piedi, le mani, a scalciare a destra e a manca, ecco, come alcuni mistici che hanno visto la passione dicono che facessero i cattivi ladroni, che hanno voluto la mano di Dio per legarli, neanche inchiodarli alle croci, no? Che scalciavano e smaniavano. Gesù si è coricato sulla croce, si è disteso, quindi stava buono, per quanto soffrisse dolori indicibili, ma rimaneva fermo. E se uno scalcia e si muove, insomma, con un chiodo infilato dentro le carni, presumo, anche se questa esperienza non l'ho mai vissuta, che se uno si dovesse muovere, agitare con un chiodo dentro la carne, certamente soffrirebbe ancora di più. Quindi meno uno si agita e smania, e meglio è. Perché l'agitazione e l'inquietudine non fanno altro che non solo raddoppiare i dolori e toglierne il merito. D'accordo? Perché tutto quanto alla meritorietà della croce sta nell'amore con cui si soffre e si offre, solo questo. Perché non è la sofferenza in sé che è meritoria, ecco, ma è il come la si vive, perché la si vive, come la si offre, no? Questo dobbiamo sempre, sempre, sempre ricordarlo. Nella consapevolezza, ripeto, è quando uno si trova dinanzi a qualche discreta croce, certamente deve mettere in conto il fatto che ci siano delle, come dire, delle, non, dei traballamenti, come dire, non è come se uno stesse su una barca, ti arriva un'onda, una sventola, insomma, grossa, inaspettata. È chiaro che la barca si muove, ondeggia, no? Quindi vacilla, ecco. Lì, poi il timoniere la prende e la rimette subito a posto, però è impossibile che non ci sia un contraccolpo, no? Quindi un urto, quindi non deve questo stupirci, né per questo dobbiamo dire: ah, ma io allora non amo la croce. No, bisogna vedere appunto dentro questa cosa. Se tu dici: ah, bene, signore mio, prepariamoci, mi stai visitando, ti ringrazio, dammi la grazia, dammi la forza, ecco, non ti chiedo di non soffrire, ma di saper soffrire, insomma, tutte quante le preghiere che poi lo Spirito Santo ci ispirerà in queste situazioni. Ecco, certo, questo qui è un investimento di fede, ecco, perché Gesù dice dopo, e le testimonianze anche dei santi, insomma, io ho letto da più di qualche parte, non ricordo tutte quante le fonti, ovviamente sempre fonti buone, insomma, non inquinate, che c'è solo un motivo per cui i santi dal paradiso vorrebbero tornare sulla terra, che veramente sarebbe una follia, lo stato puro, no? Soffrire un pochino di più. Quindi poter tornare sulla terra per avere qualche croce in più. Anche qui, quando noi sentiamo queste cose, abbiamo subito un movimento, dice: ma no, dico, ma come? Perché io personalmente penso che noi non ci rendiamo conto di tante cose, quindi non. La croce è un mistero, nel senso che, come tutti i misteri, non ne possiamo penetrare perfettamente la bellezza e la grandezza, no? In questo senso, le ore della passione, specialmente perché ho l'abitudine di fare tutti i giorni, sono una scuola continua e ininterrotta. Però anche qui, chi le fa quotidianamente fa esperienza, che pure se rifà sempre, perché ciclicamente riprega sempre nello stesso modo, no? Dopo un pochino di tempo, più o meno uno sa che cos'è quell'ora della passione, cosa succede, insomma, no? Però la si vive quasi sempre, almeno questa è l'esperienza comune, come nuova, perché su questo discorso non siamo mai nessuno abbastanza convertito, perché abbiamo sempre bisogno di essere spronati, perché, ripeto, questa cosa di per sé stessa è quanto di più ripugnante esista alla natura umana e conseguentemente alla volontà umana. Ecco, una cosa fondamentale è, appunto, dicevo prima, saper soffrire, perché sofferenza grandissima, compresa anche, come dire,
una grandissima sofferenza interiore, quindi quegli stati d'animo, insomma, che si chiamano, ecco, con l'angustia, no? Quanti salmi dicono: benedetto sia il Signore che dall'angoscia mi ha liberato, dall'angustia mi ha liberato, no? È cosa distinta dal turbamento. Il turbamento è quando una persona si agita, quindi comincia a essere nervosa, lo conosciamo questo stato, no? Interiormente inquieta, non so, non dorme la notte o cose di questo genere. Questa è una cosa che non va tanto bene, anzi, non va bene per niente. Cioè, in alcuni passi, Dio dice, Gesù dice: la mia volontà non si trova mai dove sta l'inquietudine. Sono due situazioni assolutamente incompatibili l'una con l'altra, no? E quindi vuol dire che chi è inquieto esce un pochino dalla volontà di Dio. Ecco perché non fa riposare Gesù. Ecco, l'immagine che Gesù usa, no? Perché, ripeto, si può soffrire tantissimo, ma si deve in quelle situazioni di sofferenza rimanere interiormente quieti e sereni, altrimenti si esce dalla divina volontà. E quindi, certamente, Luisa, siamo nel 1900, Luisa avrebbe avuto altri oltre 40 anni, quasi 40 anni, insomma, adesso non mi ricordo bene la data della morte, ma intorno ai 40 anni ancora, insomma, da vivere sul pianeta Terra, e quindi aveva ancora un pochino, grazie a Dio, anche lei di cammino da fare, no? Ecco, poi c'è questa immagine dei tre soli, bellissima. Tre soli che si univano l'uno con l'altro in modo che ne formavano uno solo, no? Quindi questa distinzione reale delle persone divine dentro una sola divinità, che è come la distinzione reale delle nostre tre facoltà, no? Questa immagine è antichissima, insomma, è stato il primo Sant'Agostino, insomma, a dire, insomma, che l'immagine della Trinità in noi sta nella distinzione delle facoltà spirituali, che sono la memoria, come poi che si appropria al Padre, l'intelletto che si appropria al Figlio, e lo Spirito Santo e la volontà, scusate, che si appropria allo Spirito Santo, no? Questo perché la memoria è il principio del nostro rimanere in noi stessi, d'accordo? Un po' come il Padre, che è il principio della Santissima Trinità. L'intelletto è ciò per mezzo del quale comprendiamo o intuiamo le cose. E la volontà è ciò per mezzo della quale agiamo, scegliamo, vogliamo. Ecco. L'intelletto e la volontà, come dire, cooperanti insieme, formano quella splendida, diciamo così, capacità dell'uomo, che è appunto l'esercizio del libero arbitrio, no? Che richiede che uno pensi e che poi, in base a quello che ha pensato, scelga. Ecco, è chiaro che questa è una bella analogia, perché io, così come chiunque ascolta, sono un individuo, sono uno, non sono, non sono, come dire, separabile nella mia memoria, nel mio intelletto e nella mia volontà, però queste facoltà tra loro sono realmente distinte, perché non è la stessa cosa ricordare, non è la stessa cosa pensare, non è la stessa cosa volere. San Tommaso d'Aquino avrebbe poi ulteriormente, insomma, ripreso questa immagine con delle applicazioni ancora più elevate, ancora più sottili, che già è difficile fare in un contesto di conferenze di catechesi, ma non sono adatte in un contesto di meditazione, no? Ecco. Però è molto bella anche questa immagine, ci ricorda anche la nostra straordinaria dignità, no? Quindi, perché nelle facoltà spirituali c'è proprio impresso il principio dell'immagine divina, e quindi significa che la dignità dell'uomo si eleva quando queste tre facoltà funzionano bene e si occupano degli oggetti propri. Questo fa capire indirettamente perché una vita, diciamo così, trascorsa appresso ai sensi e ai piaceri sensibili è una vita di per sé stessa. Capiamo il termine, degna degli animali, perché gli animali con noi condividono i sensi, ma al di sotto delle possibilità dell'uomo. Gli animali non hanno le facoltà spirituali, noi sì. Quindi per un animale l'unica forma, diciamo così, di benessere che esiste è il piacere sensibile, ma per l'uomo no. L'uomo può
come dire, sperimentare il piacere sensibile, ma la sua dignità è ben più alta, sarà fatta per altre cose, no? Ecco, quanti uomini purtroppo non sanno neanche, cioè certamente usano le facoltà interiori che hanno, ma le usano certamente mortificandole, applicandole soltanto, pensate a una persona che vuole fare un sacco di soldi, quanto stanca l'intelletto, insomma, per capire come farli, insomma, quanto esercita il libero arbitrio, ma la mente, insomma, no? Quante cose si deve ricordare, non so, il valore dei titoli in borsa, insomma, tutte queste cose qui, no? Ecco, quindi esercita queste facoltà, ecco, mortificandole solo in queste cose, diciamo, terra terra, no? Ecco, e l'ultimo aspetto, ecco, è ancora tornare nell'ultimo paragrafetto su questo stato ulteriore di inquietudine o meglio di turbamento, che a Luisa era stato proibito dall'obbedienza. E lei per un pochino di tempo riesce a stare tranquilla, e poi c'è questa convinzione, tipica insomma delle anime di questo genere, e per certi aspetti positiva, che in qualche modo l'abbandono dipende dal fatto che ha fatto qualcosa male. Ecco, qui chiudiamo facendo anche qualche rapporto, raccordo a noi, no? Quando noi sentiamo un'aridità interiore, quindi una situazione di assenza di fervore, tutti i maestri di spirito insegnano che le cause possono essere due, per questo che Luisa pensa che o abbiamo fatto qualcosa che in qualche modo ha offeso il Signore e ci ha fatto perdere, diciamo così, la sua intimità, e questo potrebbe essere possibile, oppure il Signore ci sta mettendo alla prova semplicemente, ci sta facendo soffrire un momento della sua assenza, per vedere quanto lo desideriamo, perché Dio vuole essere desiderato, anche nelle circostanze ordinarie, e per vedere se preghiamo lo stesso, se preghiamo nello stesso modo, se diamo lo stesso tempo alla preghiera, se continuiamo a fare il bene anche se non ne abbiamo nessun resoconto, se continuiamo a fare la meditazione anche se la meditazione non mi dice niente, mi annoio, non mi suscita nessun pensiero, non mi fa nessuna devozione, eccetera, eccetera. Quindi è una di queste due cose. Dobbiamo essere umili per chiederci sempre se realmente c'è stata qualcosa nella prima. Ecco. Quindi se veramente c'è stato, per esempio, un peccato veniale, cosa insegna la Chiesa? Che i peccati veniali non privano della grazia, ma raffreddano la carità, dice così. Raffreddare la carità è esattamente questo, nel senso che fanno diminuire il nostro fervore sensibile, e al tempo stesso, diciamo, offendendo Dio, non cacciano, diciamo, la presenza della grazia santificante dalla nostra anima. Però certamente ne allontanano non poco la possibilità di percepirla. Quindi i peccati veniali, se uno fa una cosa volontaria, insomma, anche lieve, cioè, si può tranquillamente aspettare che ci sarà immediatamente come dire, un raffreddamento della sua vita interiore. E questo si recupera con una buona confessione, quindi facendo una buona confessione di devozione. Sapete che la confessione per i figli di Dio non è solo quando si commette un peccato mortale per fare la comunione, no? Ecco. Ma è un sacramento che si impara ad usare bene, come strumento di perfezione e di crescita. E se fosse un momento di aridità, il momento di aridità certamente si deve gridare, invocare il Signore, anche soffrire, torna presto, tutto quello che noi vogliamo, ma senza mai lasciare che questo stato di sofferenza degeneri in turbamento, mai. Quindi, chi insomma ha un pochino di esperienza interiore sa discernere, ecco, quando una sofferenza, pur acutissima, è una sofferenza serena, ecco, non turbata, e quando invece una sofferenza è, come dire, disgraziatamente diversa, no? Quindi mista a quella cosa che fa perdere anche il valore, ecco, e fa, come dire a Gesù espressioni: ah, non mi hai fatto riposare, oppure povera figlia, come ti sei ridotta, no? Ecco, quindi facciamo in modo anche di considerare, tra le croci, anche i momenti in cui il Signore, ecco, si nasconde un pochino, e fare in modo, cioè, ringraziando il Signore che
ne soffriamo di questo, perché soffrirne è una cosa positiva, d'accordo? Ecco, tu dici, sarebbe meglio non avere mai conosciuto il Signore, non soffrire quando se ne va, oppure soffrire perché se ne va? Certo, no? La risposta esatta è la seconda per due motivi. Primo, perché è meglio conoscerlo. Secondo, perché è un'altra fonte di possibili croci. E di croci, più ce ne stanno e più grandi ce ne stanno, come il Signore si sforza sempre da insegnare, e meglio è. O nostra Santissima Madre, sempre Vergine Divina Maria, tante volte ti abbiamo contemplata come maestra insieme all'unico maestro della santa dottrina della croce, e tante volte ti abbiamo ricordato e ti ricordiamo con il tuo San Luigi Maria Grignon da Monforte come la grande mitigatrice delle croci, quindi colei che prende per mano i propri figli come madre amorevole, e pur sapendo che si tratta di medicina amara, però li aiuta, ecco, a prenderla e cerca di condirla con qualche zuccherino, insomma, della tua dolcezza o di qualche grazia, insomma, di qualche tenerezza, insomma, che ci aiuta in questo austero compito, ecco, che in questo tempo siamo chiamati in particolare a riscoprire. Concedici sempre, ecco, di saper accogliere la croce come Gesù vuole e di non spaventarci, insomma, di essa, di non interagirci in maniera non gradita al Signore, e soprattutto di ricordare che quello che oggi certamente ci causa sofferenza e tormento sarà fonte di maggiori gaudi in cielo. Lo vediamo anche qui, no? Nel senso che momenti di tempesta, di tribolazione, succedono poi sempre momenti di grande grazia. I maestri di spirito ci hanno insegnato che la vita interiore è un'alternanza, insomma, in questo mondo di queste cose, è una sorta di legge dello spirito, e per cui concedici sempre di essere molto sereni e tranquilli entrando in questa dimensione e accettando, ecco, appunto, con amore tutte quante le sofferenze che il Signore vorrà donarci. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.